Io dovrei avere la casa sgombera dalle scatole. Ho spostato il tavolo praticamente vicino vicino alla televisione, vicino al computer. Qua c'è il computer, qui sotto c'è il computer, c'è la sedia qui e lo sfondo è piccolino, quello che mi ha regalato Laura Bruzzone. Però l'ho messo. Per il prossimo roleplay piuttosto mi metterò per terra, così arrivo alla stessa altezza dello sfondo. Adesso oggi faccio questo video così si vede la porta anche. Due video in uno oggi voglio fare. Uno, Joe, dovrebbe essere una ragazza, credo, non lo so, palesati. Mi ha richiesto un video per chi non mi conosce, per chi è nuova su questo mio canale, farmi un po' conoscere da chi non mi conosce, insomma, per chi è nuovo, appunto, per chi guarda per la prima volta i miei video ASMR. E lo farò adesso. E poi un'altra ragazza di cui adesso al momento non mi ricordo il nome, palesati anche tu, fatti riconoscere, insomma, tra i commenti. Mi ha richiesto una ragazza un po' di tempo fa un video sul Babbo Natale, Sofia forse se non sbaglio, non mi ricordo. Vediamo se c'è qualche suono. Il pacchetto. L'ho preso all'MT questo qui il Natale scorso, però non sono riuscita a metterlo nella scatola delle cose natalizie, però non fanno molti suoni sinceramente. I suoi vestiti fanno pochi suoni. Poi con questo microfonino i suoni si sentono proprio poco, niente, quindi vabbè. Volevo avvisarvi che farò 2 settimane di raccolta nocciole, forse a mano, ma ancora quest'anno, quindi sarà più una fatica che altro. Se riesco, quando avrò tempo, farò anche il video ASMR delle nocciole, ma adesso non riesco. Queste 2 settimane devo darmi da fare, raccogliere prima che piova. Raccoglierò un po' di nocciole, quindi vi lascerò magari un po' di giorni senza video, perché o li registro tutti oggi e poi li programmo, li carico già per la settimana prossima, oppure vi lascerò qualche giorno o una settimana senza video. Sarebbe meglio che li programmassi oggi per la settimana prossima. Scarpina. Si vedono e non si devono vedere, ma quella scatola lì ha un oggetto per la manicure. Qui ci sono delle tazzine perché io voglio cambiare casa, quindi ho già tutto pronto, quasi tutto. E lì dentro, nella scatola delle scarpe, là c'è praticamente roba per fare i video ASMR, quindi va anche bene lì quella scatola, insomma. Poi il termosifone e la porta non dovrebbe vedersi, però non posso fare nient'altro. O cambio location oppure rimane così. Magari lo alzo un po' questo sfondo perché è troppo basso. Commentate, mi raccomando. Io comunque ci ho provato a metterlo. Poi migliorerò ancora perché devo cambiare sicuramente postazione. Comunque, benvenuti a tutti gli iscritti nuovi, a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi, le persone che guardano i miei video. Iscrivetevi se volete, non siete obbligati, ma mi fa piacere se vi iscrivete. Io sono Serena e ho una grande passione per la ASMR. Da tanti anni direi sto seguendo i vari canali di altre ragazze, mi piacciono tantissimo i video ASMR, li adoro proprio. Mi fanno rilassare, mi fanno dormire e potrei consigliarvene alcune, ma in altri video ve li ho già consigliati i canali che seguo io. Erika, Ninfea ASMR, Pink Whispering ASMR, Alessandra, la dea del relax ASMR, The Voice ASMR, Luca ASMR e Jan Art ASMR e anche Mary Jane ASMR, molto brava, molto 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 brava, molto bella anche lei. Arianna Aria ASMR e poi Getray di With Alessia, che fa pochissimi video, ma io ho iniziato ad amare i video ASMR grazie a lei e soprattutto grazie a Daisy Magica ASMR, Chiara ASMR, però loro sono più famose, quelle che seguo io sono meno famose, ma sono brave lo stesso. Dovrebbero essere tutte famose allo stesso modo. Io diciamo che non sono proprio capace a fare i video ASMR, sono
inesperta, insomma, no? Sono un po' ignorantina, ignorantona. Per il mondo ASMR bisognerebbe avere microfoni professionali, bisognerebbe avere degli sfondi bellissimi, bisognerebbe essere super truccate, super vestite eleganti, tutte decenti. Io invece sono, guardate che roba, come sono vestita proprio da casa, insomma, no? Non è che mi vesto, che mi trucco per fare i video. Io non credo di essere portata per l'ASMR, ma a voi piacciono i miei video e quindi questo è la cosa più importante, insomma. Mi impegno sempre tanto. E cosa dirvi d'altro? Potrei dirvi tantissime cose su di me, ma verrebbe un video di 40 minuti. Faccio i video per voi, le richieste le accetto sempre e cerco di esaudire, di accontentare tutti quelli che mi chiedono appunto video chiacchiere o video tapping, video tipo sfoglio rivista, lo devo rifare. Tutto rosso perché io amo il rosso. Il nero mi piace anche tanto, mi piace anche il blu, blu notte, blu scuro. Mi piace anche il rosa, il fucsia, soprattutto il fucsia. Il rosso comunque è uno dei miei colori preferiti. Comunque tutti quelli che non mi conoscono venissero in casa mia vestiti rossi, maglie rosse, anche avevo dei pantaloni rossi, avevo delle scarpe rosse, la cucina bianca, ma il muro rosso lì dietro, tovaglia rossa, bracciali rossi, collane rosse, anche il cellulare, la parte dietro è rossa. Mi piace il rosso, se non si fosse capito. Rossetti anche li ho rossi, ma non li metto molto, sono una molto che usa rossetti più chiari. Mi piace leggere, mi piace tantissimo la musica, adoro tantissimo tipo i Linkin Park, tipo Avril Lavigne, tipo Ligabue, Renato Zero, Vasco Rossi, mi piace Max Gazzè, Max Pezzali, Shakira, Anastasia, mamma mia, Anastasia ha una voce bellissima. Mi piace comunque tutta la musica, i Red Hot Chili Peppers, che hanno fatto un CD nuovo, i Muse, li adoro, come Federica. Ciao Fede. Adoro collaborare, adoro fare acquisti anche se non è che compro tutti i giorni cose nuove perché ho di vestiti l'armadio pieno, anche se sto regalando, sto buttando via tante cose. Sono piemontese e ho 30 anni compiuti a luglio, un mese fa. Siamo a fine agosto, sono già ultramaggiorenne. Voi che mi seguite, quanti anni avete? Ringrazio sempre tutti i nuovi iscritti, grazie mille per il traguardo che stiamo raggiungendo. Appunto, tantissime persone mi seguono, tantissimi commenti ricevo anche, sia positivi che negativi, critiche costruttive le accetto, ma gli insulti a gratis non li voglio. Odio il caldo e amo il freddo, sono team inverno, adoro l'inverno, la neve, mi piacerebbe nevicasse, adoro quando piove, anche se piove poco fa disastro, adoro la pioggia. Fantastico, adoro leggere anche se adesso con YouTube guardo più video, invece leggevo di più anni fa. Io sono una molto all'antica come mentalità, sono molto romantica, sono molto gentile, altruista, molto educata anche direi, poi dipende con chi devo esserlo, insomma, tratta come ti trattano. Sono molto sincera anche se qualcuno mi dice che sono falsa, ma non è vero. Vivi e lascia vivere. Io non giudico più la gente, non giudico, non critico più le persone come facevo anni fa e quindi non voglio essere criticata così senza motivo da chi non mi conosce oltretutto. Questa in breve sono io, ok? E mi piace cucinare, sì, cose facili, cose semplici, non cose complicate perché non sono molto brava, ecco, non ho fatto corsi di cucina. Amo ballare, amo uscire alle serate, ai concerti con parenti, amici, cugini. Mi piace tantissimo la montagna, anche il mare non mi dispiace, ma la montagna la preferisco per il fresco. 3000 metri, ah, che meraviglia, il vento fresco, stupendo, adoro. L'autunno mi piace anche tanto, non mi piace Halloween, non lo festeggio. Adoro il Natale, soprattutto per i regali da fare agli altri, anche se mi mette un po' d'ansia. E mi mette tristezza perché non c'è più mia nonna, che è nata proprio il giorno di Natale, quindi potete capire bene cosa provo a Natale. Anche se non sono l'unica che gli sono morti i nonni, però vabbè. Io ci sto male ancora adesso, ecco. Vabbè. Sono molto sensibile, forse troppo, anche un po' cattivella se qualcuno mi fa diventare cattiva, anche un po' uno scaricatore di porto, ecco, se lo devo essere lo sono. Ok? Anche un po' arrogante, se devo esserlo, lo sono, dipende sempre con chi, ovviamente, non con tutti. E basta, direi. Spero che tutti i miei video vi piacciono, sia lunghi che brevi, anche se non sono Megan Fox come fisico, non sono truccata, non sono bellissima, insomma, no? Ma l'importante è che vi faccio rilassare, che vi intrattengo. I video ASMR servono per dormire, per chi soffre di insonnia, per chi è stressato.
mi seguono dall'inizio. Grazie a tutti, non posso nominarvi uno a uno perché siete troppi, siete tantissimi. Grazie a tutti quelli che si iscrivono, che si iscriveranno da oggi in poi, quelli che si sono già iscritti.